Piazza di Cascia e Piazza Dante abito, che hanno fatto il terremoto, sono dovuto scappare da casa la sera notte, perché la paura tanta. La paura è... Mamma mia, guarda. C'è la moglie con 5 figli e 5 nipoti. La seconda scossa è stata più fatale, quella d'ottobre, è una cosa che stanno, ci siamo arrangiati, danno gli altri però, e abbiamo messo su 2 casette, c'avevamo 2 settimane di terra, e abbiamo messo su 2 casette e ringraziamo Dio che... E dopo ci siamo arrangiati un po'. Ci siamo arrangiati. Non c'è una certa età, però un terremoto così io non l'avevo mai ricordato. Fuori Cascia, su verso la strada che andava fuori, Terni, Roma, queste strade principali, ci stavano dei palazzi, che invece sono dovuti scappare fuori tutti. La parte più a valle è quella che è stata segnata di più dalla chiesa, tutta una linea dritta che va fino a giù, e quella l'ha presa quasi tutta. La sensazione è stata, no la sensazione, la realtà è come se la casa la stessero sbattendo, proprio come se tu la muovi con le mani e gli fai un movimento di... Soltanto un guato, perché la sensazione che ho avuto io è come se fosse scoppiata una bomba sotto casa. Un momento io ero nell'altra casa di in fondo, come se qualcosa fosse esploso sotto. Immediatamente dopo l'esplosione ha cominciato a ballare tutto, proprio tutto. Era 1:30 di notte, quindi è tempo di prendere qualcosa e poter uscire, insomma. Il 26 non era cambiato praticamente nulla rispetto al 24 agosto, cioè il paese era nelle stesse condizioni, invece la mattina del 30 è successo questo cataclisma, per cui anche edifici che precedentemente non erano stati danneggiati poi sono stati rasi al suolo. La sensazione è stata bruttissima, ma in un secondo momento, perché all'inizio quando la scossa cresceva ero convinto che era una delle tante scosse forti, ma una delle tante. Quando invece stavo in un luogo chiuso, casa, quando invece ho cominciato a vedere che saltavano, si muovevano i mobili, che saltavano gli specchi, allora ho avuto subito la percezione che era qualcosa di molto più forte, e in quel momento non sono stato immobilizzato dalla situazione, ma è stata anche una fortuna, perché i problemi maggiori non li ho avuti in casa, ma bensì fuori, i comignoli che crollavano davanti alle porte, i sassi che noi mettiamo sui tetti per tenere ferme le tegole che sono caduti davanti casa, per cui in qualche modo questo blocco che ho avuto mi ha salvato. Però un silenzio, una situazione che surreale. Poi invece ti giri e vedi che sì, la tua casa è in piedi, ma tutto il resto non c'è più, quindi forse era l'incoscienza del momento, non ho subito messo a fuoco quello che era successo. Non riesco a capire se il 30 dell'anno scorso o il 30 di quest'anno, perché vedo le stesse cose, non c'è un container dove poter andare, non c'è una casetta, non c'è un'attività produttiva che è stata fatta ripartire, non c'è nulla, ci sono solo 4 demolizioni, ma che funzionalmente non servono alla vita delle persone. Ho cominciato adesso a fare le prime demolizioni, ancora qui dal panno, ancora le macerie, tutto parcheggiato. Hanno cominciato la settimana scorsa a fare le prime demolizioni. Con molto, molto, molto ritardo. Qui le attività sono ferme da 14 mesi, non da ieri mattina, quindi 50-100 persone che ci lavoravano nel periodo cruciale dell'anno.